abbiamo parlato, abbiamo iniziato questa giornata di contributi video con gli animali da corsa di questa specialità dell'Endurance, questa 24 ore di Audi Ivant, l'organizzatore francese. Andiamo avanti con gli animali che hanno fatto lo scoop, hanno fatto il botto per il momento, ossia il Duck Team. Poi loro hanno combinato anche con il tutto, quindi perfetto. Ci hanno già spiegato che è un divertimento questo weekend, senza bisogno andare in spiaggia, senza bisogno fare nottata, però il Duck Team stavolta ha fatto il botto, grazie anche, forse lo nominiamo, lo salutiamo, a Orlando e a Giuseppe Sidotti, che sono nuovi acquisti, ma Mauro Molaschi ha fatto il tempone, ha rischiato di farla poi, Mauro. Purtroppo al fondo l'ho fatta per 26 millesimi e mi ha fregato la pole. Mi ha fregato Gregory Moren, campione del mondo a giugno, quindi non è che proprio l'ha battuto. Ma quando sono 26 millesimi un pochissimo proprio poi fa rabbia, intanto il Duck poi ha fatto il botto, che Orlando Sidotti è partito, ha fatto addirittura un giro due in testa, quindi siete usciti allo scoperto, gli outsider. Adesso siamo la classifica tornata alla roba, però è un segno per dire che state crescendo di qua. Stiamo crescendo? Come squadra? Ma sì, dai, adesso questo weekend è solo per divertirci, vediamo come va, poi la prossima volta torneremo più forti di prima. Bene, allora, oltre all'inserimento di Orlando Sidotti, che è un nome della famiglia Sidotti, che è un nome conosciuto da Endurance Cat, loro hanno già pensato di usare lo straniero, che in realtà è mezzo, però ormai il... No, il passaporto forse no, ma la bandierina rossa crociata ce l'abbiamo. Cristian Mascheroni. E allarga la presenza elvetica, perché poi conosceremo anche le squadre che ci sono, e lui tanto si è accasato con il Duck. Esatto. Allora, si giochiamo e basta dopo il botto iniziale diciamo stanotte che magari... Ci stiamo impegnando, stiamo valutando bene anche chi lasciare dentro di più, chi lasciare di meno, stiamo facendo un po' la nostra tattica e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Vedi quando cominciano a crescere, poi l'appetito viene mangiando. Ed è questo uno dei motori che tiene in vita l'Endurance Kart italiano, ma ormai possiamo dire mondiale. Ragazzi, bruciate fino in fondo la vostra papera e in bocca al lupo per la nottata che viene avanti. Grazie. Ciao.